È arrivato a Napoli, proveniente da Battipaglia, il treno verde 2015 di Lega Ambiente. La tradizionale vettura dedicata alle rilevazioni della qualità ambientale delle città, quest'anno cambia la sua missione in vista dell'Expo 2015 che si terrà a Milano fra maggio e ottobre. Ci porta un sacco di meraviglie raccolte già lungo il suo percorso nel pezzo di penisola che ha già attraversato. Quest'anno il Treno Verde, infatti, anziché fare come tutti gli altri anni analisi delle condizioni delle nostre città, è una sorta di testimone d'eccezione delle bontà delle produzioni agricole d'eccellenza del nostro paese, che salgono a bordo del treno e arriveranno simbolicamente all'Expo 2015, quindi nei prossimi mesi. Il messaggio del treno di quest'anno, soprattutto in campagna, è che la terra dei fuochi, benché un problema molto serio, un problema circoscritto, il resto della Campania può gareggiare a livello nazionale e internazionale per la bontà dei suoi prodotti e per un ulteriore elemento di distinzione che è la dieta mediterranea. Produzioni certificate, filiera corta, ricette a chilometri zero e naturalmente agricoltura biologica fra i temi divulgati a bordo. A Napoli si parla anche dell'importanza delle api, che hanno un ruolo insostituibile nell'equilibrio dell'ecosistema, e di acqua pubblica, con i chimici e gli ingegneri di ABC che illustrano le tecniche di controllo della qualità dell'acqua dalla fonte al rubinetto. Ripartire dalla terra dei fuochi per mostrare che si può fare invece di un'immagine negativa, ci sono degli straordinari allevatori come Nicola Cecere, che è il primo allevatore biologico di Castel Volturno, come Ernesto Buondonno, e ce ne sono altri. Per ora abbiamo messo in piedi un piccolo gruppo. Noi nei prossimi 6 anni vogliamo vedere raddoppiate le superfici a biologico in Italia, perché raddoppiarle significa raddoppiare una superficie libera dalla chimica, libera da residui inquinanti o nocivi per la salute. Dimostriamo che si possono creare modelli economici alternativi, cioè che portano al rispetto della terra, alla rioccupazione dei beni comuni, alla riappropriazione dei beni che erano della criminalità organizzata e oggi producono frutti puliti con mani oneste. Noi abbiamo una concezione molto distorta dell'appartenenza. Si dice sempre: tu a chi appartieni? Al nostro sud, in genere per contare devi appartenere a qualcuno che è potente. Forse se partiamo proprio da questi concetti basilari, l'appartenere alla nostra terra, sentirne l'orgoglio, riappropriarcene e coltivarla in questo caso in modo che sia diverso rispetto a come ci hanno voluto inculcare in 30 anni di consumismo universale, di iperliberismo, di distruzione delle risorse. È una battaglia molto complicata che però se passa come sta passando tra i più piccoli, tra i più giovani, non è solo un qualcosa che fa bene all'agricoltura, che fa bene agli agricoltori onesti. Io credo che una grande operazione insieme sociale, economica, culturale e di legalità vera.